Video News di giovedì 6 giugno, i titoli. Unanimità del Consiglio regionale per la risoluzione riguardante l'insegnamento a scuola della parità di genere. Continua il progetto sicurezza della Regione Marche, approvati bandi da 6,5 milioni di euro per comuni e province. Nuove iniziative estive a Tolentino, sabato 8 luglio, tra Chienti e Potenza, Tolentino Country, gusto e tipicità. E nello sport, il trail in Piazza del Popolo a San Severino Marche conquista davvero tutti. Bentrovati anche quest'oggi all'appuntamento con il nostro Video News. Unanimità del Consiglio regionale per la risoluzione riguardante il sostegno alla petizione di UNICEF per l'insegnamento a scuola della parità di genere. L'atto ha preso le mosse da una mozione presentata dal gruppo PD, prima firmataria Micaela Vitri, che ne ha illustrati i contenuti nell'aula. Nel corso del dibattito, su proposta del consigliere regionale della Lega, Luca Serfilippi, la mozione è stata trasformata in risoluzione. Le conseguenze dell'alluvione con le successive continue precipitazioni minano la campagna vitivinicola 2023 con danni tra i filari per la diffusione della peronospora, un fungo capace di compromettere la capacità produttiva delle vigne. Da nord a sud della regione nessuna denominazione è rimasta indenne, dal bianchello del Metauro ai colli pesaresi, dal rosso piceno e conero al verdicchio di Jesi e di Matelica, passando per l'acri passerina, vernaccia e pecorino. Circa 8.000 ettari sono stati colpiti da questo fungo. Attraverso i suoi tecnici Coldiretti Marche ha stimato una minore produzione del 50%, ma non mancano aziende che hanno raggiunto punte del 70%. Piena solidarietà agli agenti di polizia che manifestano per sottoporre all'attenzione generale le numerose criticità che gravano sul loro lavoro quotidiano. Ad esprimerla è il presidente del Consiglio regionale Dino Latini, riferimento al sit-in organizzato dalla segreteria provinciale di Pesaro Urbino del SIULP per la mattinata di domani, 7 luglio, davanti al commissariato di Fano. Latini aveva avuto già modo di affrontare le problematiche in questione nel corso di alcuni incontri con le rappresentanze sindacali che avevano evidenziato diverse criticità ed in particolar modo le carenze che si riscontrano in relazione agli organici e alla mancanza di un adeguato turnover. Resoconto dei primi sei mesi di questo 2023 da parte della Polizia Locale della città di Macerata. Nel servizio che vi proponiamo scopriamo anche quali sono le priorità dei cittadini e degli abitanti delle frazioni limitrofe. Maggiori dettagli quindi nel servizio. Primi sei mesi del 2023 è tempo di un accurato ma breve resoconto dell'attività della Polizia Locale della città di Macerata nella sede di Viale Trieste in centro storico. Sono stati dei mesi molto intensi per la mole di eventi che si sono susseguiti e hanno portato tanta gente in città e questo ci ha fatto anche molto piacere. Sono stati intensi purtroppo anche per gli eventi calamitosi molto drastici che ci hanno colpito soprattutto i primi di giugno con l'alluvione a Sforza Costa e Villa Potenza e i danni che si sono susseguiti poi nella città. Però sono stati anche dei mesi pieni di soddisfazione, come dicevo anche prima, noi volevamo e vogliamo fortemente una polizia locale di prossimità vicino alla gente e la gente questo lo percepisce e a noi ci fa molto piacere. Quindi il cittadino o il turista che arriva a visitare la città di Macerata quando trova una frazione curata e sicura e dove la gente ama vivere, io faccio un esempio, da Villa Potenza dove è una frazione in cui si vive molto bene e è molto appetibile, ma lo vedo anche a Sforza Costa così come lo vedo a Piediripa, quindi noi abbiamo delle tre frazioni molto valide dove si vive bene, il nostro compito è mantenerle il meglio possibile. Il poliziotto locale di quartiere ha i suoi effetti perché è un punto di riferimento per la cittadinanza e spesso risolve quelle piccole problematiche, la siepe troppo fuori, la buca, il lampioncino che non funziona e il cittadino vede che il riscontro o comunque la segnalazione che fa al poliziotto di quartiere viene risolta in brevissimo tempo e questo dà i risultati che il cittadino vuole.
attività di controllo è comunque costante per quanto riguarda il rilievo degli incidenti stradali, che la fa sempre da padrone per le nostre attività, che è costante e che deve sempre dare un contributo di qualità di intervento per tutte le attività che devono essere poi espletate. Questo fa sì che il nostro rilievo tengano libere poi le forze di polizia statali per poter intervenire per le materie di competenza. E a questo un'attenzione al centro storico, ai vari quartieri della città, specie per garantire vivibilità. Sappiamo che ci sono molti cantieri, quindi cerchiamo di tenere il più possibile libere le aree del centro storico e le zone per i residenti. Non è facile, perché avere 90, l'ultima statistica il 30 giugno, di 90 cantieri, di cui 23 al centro storico, fa sì che ci sia quindi un'imponente, barra importante, presenza di aziende edili all'interno, però è frutto della ristrutturazione per il 110, il bonus, il PNRR, attività che il Comune o le altre istituzioni stanno facendo, quindi il centro storico si sta ristrutturando e si sta chiaramente ritornando agli antichi splendori, e quindi di conseguenza questo purtroppo passa attraverso questo scotto. Cercheremo di porre in essere ulteriori attività di vigilanza con i residenti, magari trovando altre aree, però siamo sempre pronti all'ascolto per poter dare il nostro contributo. Allora, il numero della Polizia Locale è lo 0733 256 346, questa è la centrale operativa, e quando siamo di servizio chiaramente un operatore risponde e poi veicolerà la chiamata alle pattuglie o a chi di dovere, ma anche chiamare l'112, il numero quindi di emergenza europeo, fa sì quindi che nel caso in cui vi è un'emergenza o vi è anche una truffa, fa sì che la prima pattuglia disponibile, le forze dell'ordine nostre, possono intervenire, come è avvenuto nelle scorse settimane. Avvisare la polizia locale e quindi avere una cittadinanza attiva fa la differenza tra lasciare che tutto vada alla deriva, a far sì invece che ci sia quindi un'attività di contrasto importante, perché nella maggior parte dei volte i problemi si riescono quindi a trovare ed a risolvere, e questo l'appello quindi è quello di contattarci. Approvata in cabina regia Sisma l'ordinanza che finanzia le comunità energetiche rinnovabili. Il progetto presentato da Matelica a Piro, Treie Sanatoglia ed altri 5 comuni fermani è arrivato primo nella graduatoria e quindi sarà finanziato. La comunità energetica è in sostanza un'associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche, amministrazioni locali o piccole e medie imprese che decidono di riunirsi per dotarsi di uno o più impianti condivisi per la produzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, ottenendo, oltre che benefici ambientali e sociali, anche economici derivanti dagli incentivi previsti dalla legge per l'energia condivisa. È stata inaugurata al MASAF dal Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e dal Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano l'area espositiva che custodirà i beni di interesse culturale e scientifico appartenenti alla collezione di Nazareno Strampelli. Uno dei più importanti pionieri del miglioramento genetico delle piante agricole, i cui studi lo condussero a realizzare decine di varietà differenti di frumento. Lo studio, la sala riunione appartenute a Strampelli, ampolle di semente migliorata, registri e strumenti tecnici sono oggi in mostra al Ministero e saranno arricchiti ad ottobre da altri oggetti, ancora conservati presso l'Istituto Strampelli di Rieti, danneggiato purtroppo dal terremoto del 2016. Camerino ospitato nei giorni scorsi presso il convento dei frati minori cappuccini di Renacavata la festa della scintilla, ovvero il primo appuntamento di un percorso quinquennale per celebrare i 500 anni dalla fondazione dell'ordine dei frati minori cappuccini, avvenuta il 3 luglio del 1528 con una bolla papale Religionis Zelus. Un evento che ha animato e illuminato per 3 giorni Camerino, con visite guidate, spettacoli, passeggiati nella natura e diversi incontri. Non poteva chiudersi in modo migliore la prima parte dell'Appennino Photo Festival, evento organizzato dall'Associazione Fotonica 3 per promuovere la cultura e la natura dei piccoli paesi dell'Appennino. La manifestazione ha fatto vivere al pubblico intervenuto domenica scorsa a Campo Rotondo di Fiastrone una serata di grandi emozioni grazie ai racconti di Simone Moro, uno degli alpinisti ed himalaisti più forti e conosciuti del mondo. Dalle parole dell'esploratore, l'invito a trovare la propria strada,
strada, non adagiandosi sulla propria zona di comfort, ma cercando di andare avanti con l'entusiasmo e seguendo i propri sogni per essere straordinari anche nelle cose ordinarie. Approvazione da parte della Giunta regionale dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi a favore dei comuni e delle province per la progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali finalizzati al miglioramento della rete stradale. Un passo importante che precede la prossima pubblicazione dei bandi che definiranno i termini e le modalità per la presentazione delle istanze. Ma scopriamo di più nell'intervista che vi proponiamo nel servizio. La Regione Marche dalla parte dei cittadini per migliorare la sicurezza delle strade di comuni e province che attraversano le nostre città. In arrivo due bandi da 6 milioni e 500 mila euro per realizzare nuove strade, incroci, marciapiedi e corsie dedicate, attraversamenti, sottopassi e sovrappassi, percorsi per favorire la mobilità di pedoni, di bici e di animali. La sicurezza è una priorità e la Regione Marche sostiene con risorse proprie gli investimenti di competenze di comuni e di province per migliorare le strade attraversate dai nostri concittadini. Un'autentica novità per la nostra Regione che solo la Giunta Acquaroli ha voluto introdurre. In poco più di 30 mesi abbiamo investito più di 90 milioni di euro a favore dei comuni nella sicurezza delle strade, nel benessere delle persone e nella qualità di progetti di opere infrastrutturali orientate alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Continua il nostro progetto per la sicurezza dei nostri concittadini. Le infrastrutture rafforzano la filiera istituzionale e lo sviluppo delle Marche. Quattro appuntamenti in quattro venerdì di luglio con il dialetto sotto le stelle che si terrà ai giardini di Via Spontini dietro l'attuale sede comunale di Matelica. Il primo evento è fissato per domani 7 luglio alle 21:30 con Basta la salute di Emanuela Corsetti, portato in scena dalla compagnia Sipario di Iesi. Venerdì 14 arrivano gli Atti unici dialettali con la compagnia Palcoscenico di Macerata. Il terzo appuntamento venerdì 21 con Boeing Boeing di Marco Camoletti con la compagnia Gli Amici del Teatro di Loro Piceno. Ultimo evento venerdì 28 luglio con Donna Fugata di Simona Ronchi della compagnia Leonina di Ripe San Ginesio. Confermata la sezione dedicata al teatro per l'infanzia all'interno di Buon'estate 2023, la rassegna di spettacoli che si sta svolgendo al cortile di Palazzo Buonaccorsi, promossa dal Comune di Macerata con l'AMAT. Venerdì 7 e sabato 8 luglio, nella splendida location nel cuore del centro storico, spazio alla rassegna Il Cortile delle Storie, i teatri del mondo alla ribalta, una sorta di prologo del Festival Internazionale del Teatro per Ragazzi, i teatri del mondo di Porto Sant'Elpidio, che ritornerà dal 15 al 22 luglio. Per informazioni, biglietteria dei teatri oppure AMAT. 12 piazze per 17 spettacoli e una mostra laboratorio. Il territorio dell'Unione Montana, Potenza e Sino Musone si prepara ad ospitare Masca Marche, il festival teatrale sulla commedia dell'arte, al debutto dopo un'edizione sperimentale. L'iniziativa è organizzata dalla compagnia teatrale Fabiano Valenti e si avvale della direzione artistica di Francesco Faccioli e del sostegno della Regione Marche. Il sipario si alza il 29 luglio con l'anteprima del festival a Pioraco. Il Paese della Carta ospiterà nella suggestiva cornice del chiostro di San Francesco una doppia rappresentazione. Alle 18:30 Carosello in maschera con Gada Young e poi alle 21:30 la Cenerentola maritata di Scilla Sticchi. Per info mascamarche.it oppure pagine social Facebook ed Instagram. Un approccio innovativo che vede il plauso dell'assessore Chiara Bondi per il Welfare Calte che punta a migliorare la qualità della vita. Ma scopriamo di più nelle interviste che vi proponiamo nel prossimo servizio di quest'oggi. Un cambiamento culturale può avere un impatto sociale concreto e misurabile nella società.
Su questo appunto si basa il progetto Welfare Cult, Relazioni, Cultura e Benessere, che si pone come obiettivo il contrasto agli effetti di esclusione sociale, precarizzazione e marginalizzazione che conducono alla povertà, anche educativa, acuiti dalle conseguenze della pandemia, attraverso un approccio innovativo che vede la cultura come strumento di welfare regenerativo per le comunità di riferimento. Allora, oggi abbiamo presentato il progetto Welfare Cult, con il quale insieme ovviamente al terzo settore abbiamo praticamente voluto portare la cultura insieme al terzo settore, in maniera particolare perché ci siamo appunto resi conto di quanto il Covid abbia inciso soprattutto per quello che riguarda l'emarginalizzazione e la povertà. E quindi pensiamo che con questo progetto sia possibile raccogliere, soprattutto grazie alla presenza innanzitutto dell'ACLI come organismo del terzo settore in rete con altre 11 diciamo, associazioni, poter essere capillari nel territorio. Quindi questa è un'iniziativa che attraverso la cultura si può diffondere benessere nelle persone e quindi sicuramente nei territori. Welfare Cult, che mette insieme tante associazioni, 12 partner, grosse reti, oltre a tante piccole, prevede una serie di iniziative di tanti aspetti, apparentemente forse divisi uno all'altro, ma tutti con la stessa finalità, cioè quella del benessere delle persone attraverso la cultura. Questo fatto attraverso naturalmente la musica e il teatro, ma anche teatro sociale, laboratori, e passeggiate, turismo sociale che cerca di coinvolgere in particolar modo persone con difficoltà, cercando di evitare appunto l'emarginazione e anche cercando di individuare quelle realtà territoriali che possono essere dalle zone terremotate ma anche tanti altri quartieri di periferia dove il disagio è presente, dovuto al Covid forse anche in aumento, e quindi si cerca attraverso questo progetto e le tante iniziative di prevenire, di aiutare la ripresa dopo il Covid. La Proloco TCT invita tutti a trascorrere una serata en plein air tra le colline di Tolentino. Appuntamento sabato prossimo 8 luglio per una serata tra Chienti e Potenza, Tolentino Country, gusto e tipicità. Dal tramonto fino a tardanotte in contrada San Giuseppe, località Collina, tutti potranno vivere le atmosfere agresti. Dalle ore 19 street food maceratese, balli country, musica dal vivo con Wild Guns, balli western anche con un gruppo di ballerine, Wild Angels School of Country Marche e Toro Meccanico. L'iniziativa è inserita nel variegato cartellone dell'estate tolentinate. E sempre domani, venerdì 7 luglio, al Castello dell'Arancia di Tolentino parte il Design Terre Festival. Alle ore 21, appuntamento imperdibile con Spark, la scintilla che accende i sogni. La capacità di connettere fatti, culture e persone sono la ricchezza determinante di questa terza edizione dell'evento spettacolo Spark. In via Ozeri invece dalle ore 20 cena al contrario a cura dell'associazione Proloco 2.0. Una passeggiata tra arte, storia, acqua e bellezza è quella che torna a proporre la Proloco Settempedana. L'appuntamento dal titolo Percorso fascinoso a San Severino si terrà ogni venerdì con partenza dalla sede della Proloco in Piazza del Popolo. Il percorso si può fare in autonomia con l'ausilio delle mappe turistiche gratuite oppure con l'accompagnatore. Info e prenotazioni presso la Proloco al numero 0733 638414 oppure scrivendo una mail a proloco.ssm@gmail.com. E sempre il Comune di San Severino, in collaborazione con il Cinema San Paolo, torna a proporre la rassegna Una piazza da cinema. I primi 6 spettacoli ad ingresso gratuito verranno a aprirsi il cartellone estivo con il grande schermo domani con il film La stranezza. Venerdì 7 luglio invece verrà presentato Peter va sulla luna. Giovedì 13 luglio alle 21.30 la commedia 3 di troppo. Giovedì 20 luglio il grande giorno. Giovedì 27 luglio Mixed by Harry. La rassegna terminerà giovedì 3 agosto con Il Principe di Roma. Vediamo invece ora le previsioni meteo per domani e dopo la breve pausa pubblicitaria le notizie di sport.
Previsioni per venerdì 7 luglio. Cielo irregolarmente nuvoloso sui settori montani ed altocollinari per attività cumuliforme, sereno o poco nuvoloso lungo la costa. Locali rovesci o brevi temporali pomeridiani sui settori montani. Temperature stazionarie, un lieve calo nei valori massimi, venti settentrionali di brezza tesa al mattino e di brezza leggera al pomeriggio, mare poco mosso.